Buonasera a tutti, grazie di cuore per essere qui. Io cercherò, nei limiti del possibile, di fare un discorso anche politico, perché è un'occasione troppo ghiotta per me avervi qui insieme a me. Voglio partire dalla cattiva politica per poi arrivare alla buona politica e cerco di scaldare subito gli animi. I migliori esempi di cattiva politica si chiamano Domenico Scilipoti e Antonio Razzi, candidati rispettivamente per il PDL, nominati in base a accordi fatti precedentemente a queste elezioni, rispettivamente in Calabria e in Abruzzo. Un altro esempio più vicino al nostro di cattiva politica, e mi perdonerà Matteo, spero poi di scusarmi spiegando le motivazioni di questo, no? Ci mancherebbe, te sei la buona. A mio avviso è Edoardo Nesi. Ho tanti amici che sono qui e vengono da Prato, ma non ho timore nel dirlo, vi spiego perché. Io sono un lettore e un fan di come scrive e di quello che lui ha fatto. E vi leggo un passaggio del suo libro del 2011, Storie della mia gente. Eppure certo, dovremmo essere arrabbiati, perché siamo stati traditi, traditi dai nostri maggiori. Persino Mario Monti, che qualche giorno fa ha scritto sulla prima pagina del Corriere della Sera un editoriale nel quale sosteneva: il coordinamento delle politiche pubbliche, divenute vere e proprie politiche comunitarie in certe materie, ha permesso di governare l'apertura dei mercati nazionali senza determinare sconvolgimenti e promuovendo la crescita. Devo ammettere, continua Nesi, che non ho quasi mai condiviso le idee del presidente della Bocconi. Lo stesso Nesi, alla Leopolda, dove io ho partecipato, a un passaggio ha sostenuto, non ho il video perché sono meno bravo di Matteo in questo, guardando Matteo, adesso tocca a te. Edoardo Nesi non è candidato nelle file del Partito Democratico, ha accettato un posto sicuro nelle file dello stesso Monti a cui si riferiva in questo libro. Per me questa è cattiva politica. E adesso un passaggio sulla buona politica. La buona politica si chiama Partito Democratico, parte da lì. Le stesse persone che nella campagna elettorale si definivano super rottamatori e le stesse persone che nella campagna elettorale si definivano super bersaniani oggi sono insieme per cercare di dare una linea comune al paese. Si sono ritrovati nel palco del Lobby Hall proprio 2 giorni fa a Firenze, Matteo Renzi e Bersani insieme. E la cosa più bella l'ha detta Matteo quando ha detto a un certo punto: non esistono più bersaniani né renziani, oggi siamo tutti democratici. Adesso invece permettetemi di fare un riferimento a quello che voglio dal mio partito. Da un grande Partito Democratico vedo amici che sventolano la bandiera e altre bandiere di Matteo Renzi, ma siamo qui tutti uniti per questo. Ho scritto 3 cose, spero di non dilungarmi. Questa è l'occasione giusta per far provare che il sogno può diventare realtà. Voglio un Partito Democratico capace di sognare, osare, rischiare, in una parola emozionare. Voglio un Partito Democratico in grado di attrarre consenso e attenzione da parte di chi in passato ha fatto altre scelte anche diverse dalla nostra ed oggi si sente pronto a sostenere un nuovo progetto di vero cambiamento. Voglio un Partito Democratico libero dalle lobby, dai vecchi schemi del passato, pronto a innovare la politica italiana. Tutto quello che voglio nel nostro partito oggi c'è. E adesso, visto che ho riservato un passaggio di cattiva politica, ora voglio riservare un passaggio alla buona politica.
E qui, anche per cercare di fare una sorta di cadeau all'amico Matteo, Stil Nuovo, che è un libro che ho apprezzato, ho letto e ho anche condiviso con tanti amici, a pagina 68. Il titolo è Savonarola e la casta. Dovrebbe essere la casta ai tempi del Savonarola, purtroppo anche oggi abbiamo fulgidi esempi non solo nella casta ma anche nella pubblica amministrazione. Questo è un passaggio che riguarda la pubblica amministrazione. Sovrapposizioni, scarsa chiarezza, inefficienza. L'esito però è molto semplice. Per realizzare qualcosa bisogna fare un mezzo miracolo burocratico. Non occorre la forza di volontà, ma quella fisica per superare le sabbie mobili. In Italia per un'opera pubblica lavorano più gli avvocati dei manovali. E non vai da nessuna parte se non ti fai amico un capo di gabinetto. Perché neanche se hai le carte in regola, c'è sempre una complicazione nascosta che si supera più in fretta se si conosce qualcuno al posto giusto, una sorta di corsia preferenziale. Guardate, lo dico da amministratore, questo passaggio è tanto vero quanto purtroppo affliggente. Noi da amministratori locali, per fare la cosa più semplice, dobbiamo scontrarci con l'apparato comunale, provinciale, regionale, con tutti gli enti di sottogoverno che sono presenti in Italia. E per farle le cose ce la mettiamo tutte, a volte non basta. Noi riteniamo che questa sia la strada per superare questi passaggi burocratici che nella gran parte dei casi hanno risvolti reali nella vita delle aziende, delle imprese, delle famiglie, di tutti noi. Con Matteo Renzi abbiamo individuato un percorso per superare la burocrazia e dobbiamo partire da là, cercare di mettercela tutta per superare questi schemi. Questo avrà un risvolto anche nell'economia reale, nell'economia di tutti i giorni, per trasformare quello che a volte ci viene dato come un privilegio dalla macchina burocratica come un diritto. Dobbiamo esigerlo questo con tutti noi stessi. Non la faccio troppo lunga e concludo veramente, perché è la terza volta che lo dico. Personalmente affronterò questa sfida con tutta l'umiltà del caso, guardandovi negli occhi. Non mi rifugierò a Roma, io sarò qui insieme a voi, perché se sarò là sarà grazie a voi. E da lì il mio slogan, in Parlamento sarò uno di voi, perché ce la metterò tutta a rappresentarvi e ad accogliere le critiche, le vostre proposte, le vostre istanze, con tutta la serietà della mia faccia che tutte le mattine mi guarda allo specchio come se ci fossi non solo io ma tutti voi. Grazie.